È grande l'amore di Papa Francesco per la famiglia, per gli sposi che in tempi di crisi accettano di dirsi quel per sempre che spaventa. Li ha definiti coraggiosi e forse proprio dinanzi alle difficoltà dell'oggi ha voluto benedire in prima persona le loro unioni. Così, nella Basilica Vaticana, domenica sposerà 20 coppie della diocesi di Roma che hanno dato la loro disponibilità a condividere il giorno più bello della vita con altri fidanzati e con il Papa a poche settimane dal sinodo dedicato alla famiglia. Per Francesco è la prima celebrazione pubblica del rito del matrimonio da quando è salito sul soglio di Pietro, ma in passato altri papi avevano presieduto la celebrazione. San Giovanni Paolo II, nel giubileo del 2000, sposò coppie provenienti da ogni parte del mondo. Quelle di domenica vengono da percorsi diversi, da lunghi fidanzamenti, ma anche da convivenze. Alcune hanno figli e sono arrivate al sacramento dopo fallimenti e delusioni. È stato un colpo di fulmine a far nascere a nozze di amici la storia di Laura e Marco. Lei 34 anni di Caserta, con la laurea in archeologia nel cassetto. Lui 32, ballerino di Cassino, apprezzato in tutto il mondo. Nonostante avessero già fissato la data, hanno accolto con gioia l'invito del Papa. Io non lo considero un Papa, per me è un Papa papà. Perché anche nel modo di approcciarsi con le persone, soprattutto poi l'affetto che dimostra nei confronti dei bambini, ti colpisce molto. Quindi da quando poi noi abbiamo saputo di questa cosa, ma anche già da prima, il conoscerlo, noi siamo stati qui anche durante l'evento dei fidanzatini e ogni sua parola è stata per noi particolare, l'abbiamo sentita, l'abbiamo trascritta anche nel nostro invito di nozze. Involontariamente mi ha riaccostata, mi ha riavvicinata molto a tutto ciò che è legato poi alla Chiesa, alla frequentazione. L'ascoltarlo è per me fondamentale, insomma, importante. Ho cominciato a seguirlo anche su Facebook, sì, perché anche mi piace anche vedere le frasi e seguirlo anche in questo modo, anche se uno non ha la possibilità magari di venire tutte le domeniche qui a San Pietro, ma comunque cerco di seguirlo in qualche modo. Dunque all'incontro del Papa con i fidanzati lo scorso 14 febbraio Laura e Marco c'erano. Anche loro hanno ricevuto il cuscino per le fedi. In piazza hanno avuto il regalo, i suggerimenti e le giuste indicazioni per un matrimonio cristiano, per il lavoro artigianale, così aveva detto Francesco, da fare tutti i giorni. Quando lui ha detto quelle frasi, permesso, grazie, scusa, sono diventate un po' le nostre parole di casa, che hanno aiutato molto, perché caratterialmente io sono portata un po' alla chiusura quando c'è un litigio, invece è stato soprattutto Marco che mi ricordava ogni volta queste parole, cioè non dobbiamo andare a dormire e a metterci a letto litigando, ma dobbiamo fare pace. E quindi questo suo insegnamento per noi è stato fondamentale e ci ha aiutato a costruire ancora di più la coppia, a mettere i mattoncini per creare la nostra casa. Una casa che inizierà a vivere con la benedizione di Papa Francesco. Sposarci con il Papa è proprio il raggiungimento di... cioè non possiamo chiedere di più. È una benedizione ulteriore. Benedizione proprio.